Nel cuore dell'Andalusia, quarta città spagnola per abitanti dopo Madrid, Barcellona e Valencia, Siviglia è sicuramente la più ricca di storie e di eventi che hanno segnato il corso degli anni. Col passare dei secoli ha subito diverse dominazioni, passando da quella romana a quella araba con le varie dinastie, sino alla riconquista spagnola del 1248. Parte importante recitò nella scoperta dell'America, giacché proprio a Siviglia fu organizzata la partenza delle tre caravelle di Cristoforo Colombo, partenza che poi avvenne dalla vicina Porto Palos. Anche per le ricchezze derivate da questa scoperta, Siviglia visse il suo momento di massimo splendore nel XVII secolo, quando la città era il più importante centro nazionale e numerosi personaggi e artisti la popolavano. In tempi più recenti, una grandissima nuova spinta vitale è arrivata dalla riuscitissima Expo del 1992, a seguito della quale sono state create importanti strutture ricettive di cui spagnoli e turisti possono oggi usufruire. Allo stesso modo, più indietro nel secolo, una impronta ancor visibile sulla città è quella della Grande Esposizione Ibero-Americana del 1929, che segnò una importante riqualificazione urbanistica del suo centro, culminata con la costruzione della bellissima Plaza de España. Una piazza di forma ovale del diametro di circa 200 metri, circondata da una magnifica costruzione con grandi torri a ogni lato. Al centro della piazza si trova una caratteristica fontana. La forma semicircolare simboleggia l'abbraccio della Spagna alle sue nuove colonie e guarda verso il Guadalquivir, il fiume che divide in due la città, come rotta da seguire verso l'America. È decorata principalmente con mattoni, marmo e ceramica che danno alle torri un tocco rinascimentale e barocco. Il canale che attraversa la piazza è scavalcato da quattro ponti che rappresentano i quattro antichi regni di Spagna. Appoggiati alle pareti troviamo una serie di panche e di ornamenti in ceramica che formano degli spazi che alludono alle 48 province spagnole. Le tracce del movimentato passato di questa città si ripercuotono nella varietà di stili architettonici che rivestono i suoi monumenti e forse anche nella vivacità e apertura della gente che anima ogni giorno e notte le sue strade.
Il quartiere più caratteristico e più animato è quello che si trova quasi incastonato fra i due monumenti più celebri di Siviglia, la Cattedrale e l'Alcazar. Si tratta del Barrio de Santa Cruz, la zona della città che più di tutte ha mantenuto la sua struttura moresca e che fu costruito sulle fondamenta dell'antico quartiere ebraico. Il quartiere è un dedalo di viuzze strette e tranquille sulle quali si affacciano splendide abitazioni con facciate bianche e ocra ricoperte da edere e fiori. È quasi tutto pedonale e spesso si possono percorrere stradine così strette i cui lati si possono toccare allargando le braccia. La cosa migliore è perdersi, volontariamente, al suo interno e scoprire casualmente nuovi scorci pittoreschi dietro un angolo, deliziose piazzette silenziose, negozietti ammiccanti per i turisti, splendide facciate di chiese incastonate fra le facciate delle case e soprattutto i tanti bar con i tavolini nel vicolo nei quali gustare la più tipica offerta culinaria popolare di Spagna. Le tapas, vale a dire una infinita serie di deliziosi stuzzichini che possono servire al momento dell'aperitivo ma anche come pasto completo, giacché tre o quattro di essi sono vere e proprie degustazioni sfiziose di piatti vari, anche mini razioni di paella e di tortiglia, con l'immancabile caña, la mezza pinta di birra spagnola e magari i deliziosi dessert, accompagnati dalla tradizionale copa de sangria. Alcuni fra i più tipici bar tapas di Siviglia sono proprio nei vicoletti a ridosso della cattedrale e del suo bellissimo campanile, la Giralda, di cui tra poco parleremo. Suggestiva è la visione del Barrio de Santa Cruz dall'alto della Giralda stessa, con le sue case di bianco dipinte, fra le quali si staglia la caratteristica sagoma della chiesa di Santa Cruz, costruita nella seconda metà del 1600. In questo quartiere si incontrano altre chiese meno conosciute ma molto attraenti per la loro varietà cromatica e commistione di stili e numerosissime icone sacre sui muri a ricordarci il profondo spirito religioso della gente di questi posti nel tempo tramandato. Il nome del quartiere deriva dalla croce in ferro battuto che risale al 1692 e che si trova al centro dell'omonima piazzetta, un luogo calmo e ovattato vicino ad un'altra deliziosa piazza chiamata Doña Elvira, nella quale si trovano i tavolini di ristoranti tipici sotto alberi di aranci. È proprio l'Andalusia delle cartoline. È molto suggestivo passeggiare per il barrio anche di notte, quando comincia a diffondersi nell'aria il suono del flamenco che esce dai locali. Il flamenco, stile musicale di origine gitana, affonda le sue radici nella cultura musicale dei Mori e degli Ebrei. È l'espressione pura e potente di ciò che l'anima andalusa possiede di nobile e di tragico. Una musica e una danza che esce dall'intimità dell'essere della gente di questi posti. Uno dei luoghi più caratteristici di Siviglia dove assistere a spettacoli di flamenco è Los Gallos, in piazza Santa Cruz, che offre spettacoli tutte le sere all'imbrunire.
Molte sono le cose da vedere a Siviglia, una città che fonde in sé la cultura e l'arte fenicia e romana, araba e cristiana. Ma le due più imponenti sono senza dubbio la cattedrale e l'Alcazar. Posizionata accanto agli ultimi vicoli del barrio de Santa Cruz da un lato e costeggiante la lunga avenida de la Constitución su cui scorre l'unica breve linea di tram della città dall'altro, l'immensa cattedrale di Siviglia diventa sempre più maestosa man mano che ci si avvicina. È la terza chiesa più grande del mondo dopo San Pietro a Roma e Saint Paul a Londra. Come molti edifici cattolici della regione, anch'essa fu costruita sui resti di un'antica moschea che fu definitivamente demolita nei primi anni del 1400 e al suo posto eretta questa maestosa cattedrale gotica un secolo più tardi. Su di essa sovrasta la Giralda, la grande torre alta quasi 100 metri, magnificamente scolpita, che prima era il minareto della moschea. Per fortuna i cattolici hanno avuto il buon gusto di non abbatterla ed è ora un bel esempio di coabitazione artistica fra cristiani e musulmani. L'osservatore attento rimarrà colpito dall'eleganza e leggerezza che gli arabeschi e i trafori conferiscono alla torre malgrado la sua larga sezione quadrata. È sormontata da un campanile barocco aggiunto dai cattolici che comunque volevano ricordare che si trattava della casa di Dio e non di Allah. Si vede bene la parentela fra questo monumento e le torri di Marrakesh e di Rabat, entrambe costruite come la Giralda dalla dinastia degli Almohadi. Vale la pena arrampicarsi per una lunga serie di rampe e raggiungere la cima perché da lassù si gode un panorama eccezionale di Siviglia, i cui dintorni sfumano nella luce intensa. Da qui i raffinati archi della cattedrale sembrano moltiplicarsi all'infinito. L'interno della cattedrale è veramente maestoso ed interessante dal punto di vista storico ed artistico. Ammiriamo volte altissime e vetrate enormi con splendidi mosaici coloratissimi che innescano stupendi giochi di luce, arricchendo i numerosi capolavori presenti nella chiesa. Citiamo solo il grande retablo dell'altare maggiore, composto con 2 tonnellate di oro, e il mausoleo di Cristoforo Colombo. Si lascia la cattedrale passando per il Patio de las Naranjas, un patio in cui si trovano ben 66 piante di arancio, con al centro una bella fontana. È anch'esso di origine araba, in quanto si trattava del cortile dell'antica moschea. A poche decine di metri dalla cattedrale possiamo ammirare l'Alcazar di Siviglia, ovvero l'antico palazzo reale di chiaro stile moresco. Inizialmente fu costruito come fortezza, ma nel corso degli anni tutti i vari conquistatori aggiunsero il loro tocco al palazzo, aggiungendo gli abbellimenti in voga alla loro epoca. Per questo oggi si ammira un'allegra commistione di stili, gotico, ispanico, musulmano, mudéjar, barocco.
Si entra nel palazzo dalla Puerta del León e ci si trova davanti ad una serie di cortili, sale riccamente decorate, giardini piccoli e grandi, fiori, aiole e fontane e ovunque sontuosi scorci degni di ammirata attenzione da parte di chi vuol fotografare o filmare le visuali circostanti.